degli appuntamenti più impegnativi di ASI Circuito Tricolore, il Giro di Sicilia, conferma i consueti numeri da record. Oltre 200 vetture e più di 1000 km, da Palermo all'Etna, da Agrigento a Mazara, da Cefalù a Marsala. L'itinerario, studiato dal Veteran Car Club Panormus, è riuscito nell'impresa impossibile di racchiudere tutto il meglio di questa affascinante isola, in un'avventura che continua a riscuotere unanimi consensi internazionali. Venire qui al Giro di Sicilia con spirito d'avventura, perché ovviamente è una regione che offre avventura sulle strade, quindi non aspettarsi mai tutto già predisposto. Ecco, anche l'avventura, anche il viaggio e sbagliare strada, come spesso capita a tanti, è utile per conoscere altre località. E poi ecco, lasciarsi andare alla cordialità delle persone. Stamattina siamo passati per Portempedocle, una località in cui abbiamo avuto un'ottima accoglienza. Sicuramente quella di riuscire a vedere la Sicilia nell'entroterra, in quei paesi dove difficilmente uno ha la possibilità di andarci o l'occasione di andarci. E quindi questo è il Giro di Sicilia, cioè vedere cose mai viste. Io è la quarta volta che lo faccio e ci ritornerò sicuramente, vuol dire che c'è veramente tanto da vedere, è veramente una terra meravigliosa. Questa è una manifestazione articolata su più giorni e quindi più complicata, perché ci si fanno molti più chilometri e si vedono molte più cose, però diciamo il livello delle manifestazioni al sud sta crescendo e ci piace poter dire che presto saremo al livello delle grandi manifestazioni che si fanno nel nord Italia. Organizzatevi con un bel gruppo come abbiamo fatto noi da Roma, che siamo venuti qui con credo 12 o 13 macchine, perché così è anche più bello stare insieme e conoscere tanti altri amici del posto. La Sicilia un po' la conoscevamo, peraltro abbiamo origini siciliane e mio papà ha vissuto 8 anni a Palermo, e poi diciamo lo splendore, le bellezze naturalistiche, paesaggistiche e culturali della regione sono note a tutti e è sempre il momento per rimverdirle. Faccio diverse manifestazioni del circuito tricolore. Infatti dopo il Giro di Sicilia andrò alla Leggenda di Bassano, poi a Avezzano per il Gran Tour d'Abruzzo. Sono manifestazioni che mi piacciono molto e alle quali partecipo volentieri. È la prima volta. Conoscevo la Sicilia, una regione stupenda, bellissima, che offre fra l'altro variegati scenari, perché siamo passati in effetti dal mare, dalla costa nord ai Monti Nebrodi bellissimi, la zona un po' più brulla dall'interno, e adesso ci aspettiamo anche tutta la zona di Agrigento, Selinunte, zone ricche di fascino storico. Con un'auto storica è il modo più bello di partecipare, perché sono comunque eventi di qualità, quindi ben organizzati, in solito ci si sta bene. Se possono loro raccontare cosa è stato per loro questa esperienza del Giro di Sicilia e che emozione si vivono da così lontano arrivati qui. Il Giro di Sicilia è molto famoso, è molto conosciuto anche in Giappone, quindi da tanto tempo che sognavo di partecipare a questo evento, è molto stancante. Però oggi l'organizzatore hanno fatto parcheggiare proprio davanti al Tempio di Agrigento, così ho potuto ammirare questo bellissimo monumento. Per questo mia stanchezza è andata via, è molto contento. Siamo alla fine di questa 32esima rievocazione Giro di Sicilia ideata da Vincenzo Frodi.
un'emozione ed un fiato. Lavoro di un anno, abbiamo avuto quasi 200 equipaggi da tutto il mondo, 11 nazioni, penso quasi tutti i continenti, siamo soddisfatti. Credo che gli equipaggi hanno visto cose stupende, accoglienza siciliana, spontanea, o con organizzazioni veramente che mi commuovono per la loro spontaneità. Un evento che nasce dalla passione. È un evento nazionale ASI, circuito tricolore. Ringrazio Felice Gazziani, il presidente Scuro, per la fiducia che ci danno. Equipaggi su automobili di grande prestigio per 4 giorni alla scoperta del cuore verde d'Italia. È la 34esima rievocazione storica della Coppa della Perugina, svoltasi dall'11 al 14 maggio tra borghi senza tempo ed eccellenze gastronomiche, offerte da uno dei territori più ricchi d'Italia, in quanto a storia e tradizione gastronomica, ma soprattutto dolciaria, a fare da golosa cornice al tradizionale appuntamento di ASI Circuito Tricolore, nel Salotto Buono di Corso Vannucci, in centro a Perugia. Siamo qui alla Coppa della Perugina con una Dino 246 Rosso Cordoba, 51 soltanto al mondo di questo colore. È una macchina unica con una capacità di attrarre soprattutto per il design e le linee del grande Brovarone. Bella giornata, oggi è sole, sono tante belle macchine e la compagnia. Sono tutti appassionati di macchine vecchie e un ambiente formidabile. Da dove venite? Sono dei Belgio, di Anversa. È una MGPA del 1934. È un motore di 847 cc con compressore. L'ho acquistata in un'asta online in America perché nessuno la voleva, perché è una macchina poco apprezzata a livello italiano e a livello americano, e mi sembrava brutto lasciarla in balia del fatto che nessuno volesse acquistarla. È stata presa, portata in Italia, con tanti sacrifici è stata anche immatricolata. È stato un pioniere, però adesso se la gode. Sì, è molto molto migliore di tutte quelle altre che ho, di tutte, perché è automatica, funziona bene ed è adattata per l'uso disabile, perché io sono disabile anche, quindi ha tutti gli adattamenti per poterla guidare un disabile. È un'emozione, io il primo giorno devo dire che mentre guidavo piangevo. Addirittura? sì, dall'emozione. Stamattina poi parentesi, ennesima parentesi dolce qui in Perugina. Esatto. Beh, Perugina è una realtà incredibile, creata da una donna lungimirante, e devo dire che si respira proprio la storia e poi il profumo che ti accompagna lungo tutto il cammino all'interno della fabbrica. È grande, grande, bello. Ho stimolato l'appetito. Passiamo
siamo qui di rappresentanza per la Polizia di Stato con due auto storiche appartenenti alla collezione della Polizia di Stato. Abbiamo una 1500 del 64 e una Giulia del 66. Siamo due equipaggi, uno dell'800 della Polizia di Stato di Padova e uno quello della Polizia di Stato di Firenze. Poi c'è una macchina della Polizia Stradale locale di scorta per qualsiasi evenienza della manifestazione. Ricordo storico di quello che è stata la Polizia, perché comunque il singolo poliziotto generalmente viene anche dimenticato, perché siamo più o meno tutti uguali. La gente ricorda soprattutto le macchine, perché sono quelle che hanno fatto la storia e quelle che iconizzano la Polizia di Stato. Quali sono le domanda che vi fanno più spesso? Quella più comune di tutti è se siamo poliziotti veri. È bello vedere proprio il riscontro che abbiamo nella gente, nei ricordi che riescono a fiorare quando vedono queste macchine. Quest'anno abbiamo voluto allargare il percorso dalla Coppa della Perugina e andare oltre l'Umbria. Siamo arrivati in Toscana, a Sansepolcro, il borgo dei Buitoni. La Coppa della Perugina è la prima volta che va al di fuori dell'Umbria e che arriva a Sansepolcro. È stata una festa molto sentita, come sempre siamo sull'onda dei ricordi, della memoria. Buitoni Perugina rimane come emozione nella mente e nel cuore dei consumatori. Questa è una corsa che in qualche modo vuole, per analogia, avvicinarsi a questo tipo di sentimento. È stata una corsa dal 1924 al 1927 emozionante e lo è tutt'oggi. Devo dire che, come sempre, il lavoro di squadra è quello che premia. Dico sempre che da soli non si fa nulla. Siamo una bella squadra, abbiamo fatto un programma molto ambizioso. Il tempo non ci ha aiutato, ma alla fine, tirando le somme, è andata anche bene così. 100 auto meravigliose, dei bravi partecipanti, un bel clima, dei luoghi, devo dire, strepitosi che abbiamo toccato ripetutamente durante queste 4 giornate. Tutti sembrano entusiasti e contenti. In questi momenti si sta chiudendo anche, dopo le premiazioni, il pranzo di commiato. Devo dire, un bilancio assolutamente positivo dal mio punto di vista. Sedicesima rievocazione della Coppa Gentleman Sardi. Eccellente lavoro dell'Associazione Automoto d'Epoca Sardegna per una suggestiva tappa di Asi Circuito Tricolore, ambientata tra le bellezze del territorio sardo, dalla costa all'entroterra. Un percorso che ha portato i partecipanti a scoprire e vivere le eccellenze locali, le tradizioni, i sapori, guidando tra paesaggi ed angoli nascosti al turismo di massa, un appuntamento di grande fascino. Questa è una Giulia del 1974, appena ritirata, abbiamo finito un restauro, è una delle prime uscite, è l'auto di punta del radiomobile dei carabinieri, che dal primo servizio prima era di colore verde e poi siamo arrivati a questa livrea blu con le scritte carabinieri. Quest'auto ha militato in che anni all'interno dell'arma? Dal 67 fino verso il 70, prima dell'entrata dell'Alfetta. Vengo da Perugia con un Alfa 1600 Spider del 1966 con il mio navigatore Mirko Cocilovo. Siamo venuti qui per la gioia di partecipare insieme a voi, amici, e do un plauso all'organizzazione. L'importante è stare insieme, convivere questi 3 giorni in allegria, con amicizia, senza tralasciare quel pizzico di sportività con le gare di regolarità. Questa macchina ero bimba piccola, però la ricordo circolare, quindi evoca ovviamente dei bei ricordi, l'infanzia, comunque
ti riporta indietro nel tempo. E poi niente, sono delle manifestazioni che ti danno diverse opportunità, anche quelle di vedere dei luoghi seppur vicino a casa che spesso comunque rimandi, non vedi, quindi è un modo come un altro anche per socializzare, stare insieme e fare un weekend comunque piacevole. L'appassionato è mio marito, non è che io sia così, però comunque lo accompagno volentieri. È sempre una bella gara, per me è il quarto anno di seguito che faccio. Purtroppo quest'anno una giornata c'è stata bruciata dal maltempo, però sempre bello stare tutti insieme con gli amici, col circolo. L'anno scorso abbiamo fatto la manifestazione sotto uno splendido sole, quest'anno hanno voluto mostrarci anche la parte di pioggia della Sardegna, che resta comunque un territorio bellissimo, un'organizzazione ospitale con del cibo meraviglioso e luoghi incantevoli con profumi di una Sardegna di questa stagione che lascia sempre comunque a bocca aperta. L'esperienza è sicuramente da ripetere e sicuramente, per chi non l'ha mai fatta, da provare, perché questi ragazzi che ci mettono tanta passione e tanto impegno trasmettono anche quello che è l'amore per la loro terra e per le automobili. Quindi complimenti all'organizzazione. La mia passione nasce tramandata dal babbo, che porto avanti, e la passione vive ogni volta che mi metto alla guida di una macchina di questo genere o anche qualcosa di più vecchio, che è sempre un'emozione. Quindi quando il motto dell'ASI si dice certificare emozioni, è nella guida di questi mezzi e portare la cultura in giro per l'Italia. È stata una 3 giorni che, se dovessi definire con un aggettivo, direi umida, perché praticamente abbiamo avuto sia venerdì che sabato una grande quantità di pioggia che però non ci ha fermato, siamo andati avanti senza problemi. Oggi invece, nella parte finale della manifestazione, abbiamo goduto anche del sole. Un paio di numeri: 54 vetture che hanno partecipato alla manifestazione, più quelle dello staff. Di queste 54, circa il 30% proviene dalla penisola. La regione più rappresentata tra quelle extra Sardegna è l'Emilia-Romagna, che si è presentata con 6 vetture, ma poi abbiamo vetture dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Umbria, dall'Abruzzo, dal Lazio. Insomma, una manifestazione che piano piano sta assurgendo tra le più importanti a livello nazionale. Siamo chiaramente onorati del fatto di poter appartenere al circuito tricolore, quindi la nostra è una delle 15 manifestazioni che hanno fatto parte di questo circuito, e quindi chiaramente questo per noi è un grandissimo onore, poter rappresentare la nostra splendida isola in un contesto più ampio come quello nazionale.